Allora, oggi faremo una ricetta meravigliosa, buonissima, succulenta, ma per pochi, vediamo, pure la base musicale quella giusta, adatta alla romanità. Vi dico gli altri ingredienti, poi vi dico l'ultimo. Allora, cipolla, pecorino romano, peperoncino, spago, qualcuno già avrà capito, vino bianco, una pasta di pomodoro e olio extravergine, quello buono. Qua, oggi è Giorgio Franci. Siete pronti? Apro, eh. Allora vi dico, questa la dovete comprare lunedì, eh? Perché siete sicuri che a Roma è fresca. Ah, che robetta, ragazzi! Voglio fare con l'ana. Profuma. Allora, questa è la pagliata. Che cosa c'è dentro? Allora, dentro c'è il chimo, sarebbe la prima parte dell'intestino dove il vitello ha preso il latte, quindi è dolce, stupenda, buonissima. Oggi la faremo con la pasta, quindi faremo una salsa con questa roba. Buffetti, eh? Adesso, che cosa si fa? Si fa questo. Allora, guardate, si mette così lo spago, questo proprio da cucito proprio, eh? Metto così, chiudo in questa maniera. Perché così non fuoriesce questo ben di Dio qua dentro, capito? Perfetto. Ecco qua, perfetto. Taglio e taglio pure questa parte qui. Vedete qua? Adesso posso tagliarla così non fuoriesce niente. E faccio tutte le ciambelline così e proseguo. Allora, questo è un piatto da intenditori veri. È buonissimo, ragazzi. Non vi fate. Allora, voi dovete farlo mangiare ai vostri amici senza dirgli che cos'è. Se no, facciamo finta ad Alberto Sordi, al Marchese del Grillo. Che è? Olimpia mia? Che è? Vado così. Ciambellette fatte. Mi raccomando, sempre la solita regola. Non deve mai puzzare niente, soprattutto quando si parla di interiore. Devono essere profumate, ok? Profumatissime. Adesso, cipolla. Sottile, sottile, sottile. C'è chi mette anche il seto, una carota. A me tutta sta roba mi piace. Voglio mettere soltanto la cipolla e un po' di peperoncino. Io ho trovato fresco, ma se voi volete anche secco va bene. Allora, un po' di cipolla, basta così. Olio buono. Giorgio Franci, buonissimo questo qua. Bello, con bel carattere. Adesso, padella forte. Perché qua ci sono lunghe cotture, dovrebbe cuocere tra 1 ora e mezza, 2 ore. Allora, facciamo subito andare forte, forte, forte e incomincio così, adagiando leggermente queste ciambelline adorabili. Mi raccomando, eh. Non vi mangiate pure lo spago, toglietelo dopo. Ecco qua, profumato, stupendo, buonissima. C'è il latte dentro, non c'è la cacca, ok? Quella è la prima parte dell'intestino, c'è il latte che ancora deve essere digerito, ok? Facciamo rosolare bene, perché succede? Guardate, quel grassetto che sta qui vicino, no? Calcolate ce ne sta molto di più, viene tolto al macellaio. Anche il lavoro delle ciambellette potete farlo fare al macellaio vostro di fiducia. Questo dà un sapore, ma una bontà, ma è buona veramente, eh? Camera Uma fa così, un'altra, che ci crede? Assaggiate, guarda che bella che è, vai, senti che musichetta, giusta giusta. Adesso sfumiamo con un po' di vino, vedete qui la cipolla appassita però non bruciata, qua un po' di latte uscito, vedete che stupendo. Vado col vino, sfumiamo, mamma mia che bontà, ragazzi, perché io già me la sto immaginando quei rigatoni che c'è un po' dentro, il pomodoro, il pecorino, la bontà. Evaporato l'alcol del vino, andiamo col pomodoro. Qua ho scelto il mio amico Petti, passate datterini, bella dolce, aggiungo un po' di acqua, facciamo una scarpetta, puliamo tutto quanto. Tanto la mangio io e Mario questa, che la camera uomo ma non sa mangia. Adesso sale, peperoncino, poco poco perché c'è sta creatura che non la mangia, così, ecco qua, vai, coperchio. Abbasso proprio a fuoco basso 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 che ti fa puff 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 appena sobbollire, quindi metto a meno della metà, ok? Chiudo e ci vediamo fra, per essere comodi, 2 orette, ok? Con la pasta che bolle.
La pagliata è pronta, stupenda, bello tirato il sugo, perfetto. Spengo, spengo, aspetta Bono, che qua ci sta uno che vuole assaggiare i rigatoni con la pagliata. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo questi e li slego tutti quanti, quindi levo tutto il filo. Mario, un secondo, Mario, ecco, arriva, mo arriva. Un attimo solo, dai. Ecco, madonna, impaziente. Ecco, ci siamo, allora butto un attimo Mario, dobbiamo farla fatta bene, è un attimo, un secondo, adesso mangiamo, guarda che ti faccio mangiare tutto, non te lo qua, aspetta un secondo, allora guarda che devi fare papà, guarda ti faccio assaggiare, guarda, aspetta un secondo, adesso, mo giriamo, bene bene, un po' di pecorino, che fai, non ce lo mettiamo? Vai, sei pronto? Fuori dal fuoco sempre, guarda così. Ecco un secondo, ecco qua, vai. Un attimo, scotta. Scotta, amore. Scotta, passerò. Allora. Vai. Com'è? Così, guarda, guarda, guarda come ti fa. Così. Allora, da paura. Mario com'è? Perché? Dai la carina? Ah, buono. È piaciuta tanto. Allora, quindi, è tutta la questione di far assaggiare le cose. Non è vero, vedi, io non gli ho detto niente che cos'è. Quindi, facciamo assaggiare tutto, specialmente ai bambini. Com'è, buona? Yeah. Che bontà, Mario, eh? Quanto è buona, eh? Mmm.